Manca un mese alle elezioni e nessuno parla di programma. Oggi sono andato sui siti dei tre candidati a sindaco principali perché volevo confrontarli in modo intellettualmente onesto. Guardate qua. Sito del professore La Galla, 10 rivoluzioni per Palermo, 3 paginette di programma, 1, 2 e 3. Sito del sindaco Franco Miceli, non c'è neanche un programma, non lo trovo. Non c'è un programma, c'è solo partecipa. Ma partecipa a cosa? Cosa vuoi fare? Qual è la tua idea per la città? Sul sito di Palermo in Azione, come sapete, c'è un programma di 140 pagine. 3 pagine sono solo l'indice. Questo è l'indice, lo trovate online, quindi lo potete consultare. Questo è quello cartaceo. E io volevo discutere di questo. Io volevo discutere di regolamento antievasione. Volevo discutere di catasto delle alberature, volevo discutere di randagismo, volevo discutere dei temi importanti per la città, di trasporto pubblico locale, volevo sapere cosa ne pensano di sistema tranviario, dell'anello ferroviario. Questi sono i temi veri della città, questi sono i temi di cui dobbiamo discutere durante una campagna elettorale. Dal lato e dall'altro ci sono delle scatole vuote, non c'è un programma e non lo possono avere perché fanno parte di sistemi, di idee, di ideologie così diverse tra di loro che sono solo una cozzaglia per cercare di vincere le elezioni. Palermitani, aprite gli occhi, non c'è nessun programma, è una scatola vuota. Centrodestra e centrosinistra vi stanno presentando delle scatole vuote. L'unica proposta seria è quella di Azione con Carlo Calenda, con Fabrizio Ferrandelli sindaco. Questa è l'unica proposta sulla quale ci possiamo confrontare. Poi vi piacciono le nostre idee? Ci votate. Non vi piacciono? Non ci votate. Ma parliamo di cosa vogliamo fare per la città. E parliamone in concreto. Non con queste cose che a un mese dalle elezioni avere un programma di 3 pagine è veramente indecoroso da un lato e dall'altro. Proseguiamo la nostra campagna elettorale. Vi aspettiamo nella nostra sede di via Nunzio Morello 23 per continuare a fare politica. E la politica non è la spartizione di posti, ma è occuparsi del bene comune.